Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Meloni. Ecco. No? Una cosa giusta l'hai detta. Io sono un ministro, un sottosegretario del governo Meloni. Una sola hanno detto giusta. No, questa in particolare, perché io non sono Sgarbi. Sì, è il sottosegretario del governo. Sì, no, no, sono, ma non sono arrivato lì per merito mio, che pure ce l'avrei, ho un certo merito, una certa vita, una certa carriera, e neanche per merito di un partito, che non ho, cioè ho un partitino mio, ma e neanche per merito, ma perché la Meloni mi ha chiamato lei. Cioè, quindi sono stato, no, normalmente non capita io così. Qui faccio riferimento alla schiettezza di Sgarbi. Perché diciamo, ha chiamato lei. Si possono dire molte cose, ma Sgarbi è certamente un uomo schietto. Sì, schietto. Ok. La cosa migliore che ha fatto Giorgia Meloni in questo anno, la cosa è chiamare invece me, lo appunto. Scivolone. La cosa chiamare migliore me, è chiamare Sgarbi. Questo mi pareva abbastanza no, logico. Non è anche. Male, no. Ma no, invece, poi ne ho parlato anche con no, Crosetto. Lo scivolone voglio sapere. Ma non. Trovo che lei è in una condizione, e siccome è molto importante quello che sta facendo, lo fa bene, e lo fa tra l'altro in continuità, non in discontinuità con Draghi, che si prende a pretesto qualunque cosa per rimproverare di aver fatto qualcosa che non va bene. Per esempio, perché lasciamo partire giusto invece, perché chiedere a lei un'opinione di suo marito? Di ciò che ha detto il suo compagno. Quello che, poi ho letto pure uno che si chiama, uno che si chiama Scanzi, il quale dice lei ha finalmente parlato, ma perché deve parlare per un altro? Lei ha detto scusate, chiedetelo a lui. Non è che siccome uno è sposato con uno. Però con in effetti Giorgia Meloni ne ha parlato. Provo a riassumere. No, Andrea Gianbruno che dice, parla del fatto che le ragazze se non bevono finiscono più difficilmente nelle mani del lupo. Anche i maschi, per me vale anche per i maschi. Io direi anche lui di non bere quando se va non fuori. Bevete state meglio, ecco. Ma quella sarebbe stata un'altra cosa. Lui ha detto quella cosa precisa e c'era tutto il tema degli stupri, eccetera. No, ma ho fatto questo riferimento non per evadere dalla domanda, per dire che ogni volta che si attacca la Meloni mi pare un pretesto, cioè non mi pare che ci sia un episodio in cui lei è responsabile di una cosa negativa. C'è qualcosa nell'aria che cade su di lei perché era Meloni, cioè perché è di destra, perché ha. E questo mi sembra il dato, perché non so, nelle sue azioni di governo è sempre nel mondo. Quindi al momento per lei scivoloni non ne ha fatti. Non vedo, ci sono pochi soldi. Però approfitto, visto che lei stesso citava la questione di Gianbruno, le cose che ha detto Giorgia Meloni in riferimento alle parole del compagno. Sì, le ha confermate alla fine. Sono, non leggo nelle parole di Gianbruno se giri in minigonna ti violentano, cioè lei dice Gianbruno non mi pare abbia detto questo. Piuttosto è quello che mi diceva mia madre, occhi aperti e testa sulle spalle. La domanda che mi faccio io è, e che faccio a lei, ma non sarà il caso che le mamme comincino a dare consigli ai maschi invece che alle femmine? Sì, appunto, ma non porrei il problema di maschio o di femmina. Un figlio non è un maschio o una femmina. Io ieri sono stato a Nettuno, dove c'è un commissario, che è stato cacciato da Salvini, mi pare, o da qualche ministro dell'interno, si chiama Repponi, era il prefetto di Perugia, perché disse che una madre che non riesce a convincere il figlio a non drogarsi e poi lo vede morire si può suicidare. Certo, è una frase enorme, ma è la frase di una persona che valuta quanto una madre vuole bene a suo figlio o a sua figlia e cerca il suo bene. Il film di Liliana Cavani comincia, quello che andò, ha avuto il Leone d'Oro, comincia con Alessandro Gassman e la Gerini, che con una figlia che avrà 15 anni si preoccupano che esca la sera e rientri presto. E lei dice, ma siccome domani è domenica rientro tardi, e rientra quando ormai c'è la fine del mondo, però non è capitato niente. Ma qualunque genitore ha il problema dell'orario di rientro. Certo. Quindi dire a un figlio o una figlia non ubriacarti non vuol dire che siccome cerca sei donna cerca di tornare presto, non ubriacarti, non andare a 200 tutto all'ora. Qua. Io l'ho letta solo così. Perfetto, stiamo parlando di stupri, in particolare a Caivano. Apritemi per favore Nicola Campagnani, in particolare a Caivano. La vicenda nasce da due ragazzine di 12 e 13 anni, alle quali, diciamo, forse uno ha pochi consigli da fare, semplicemente, no? Hai preso la cartella o non hai preso la cartella, occhio e croce. Sì, certo. Quindi forse i consigli vanno dati ai maschi, che
che in branco le hanno violentate. Ma ecco, questo è il punto. Ormai siamo in un mondo tale, qui viene fuori il caso Vannacci, per cui c'è il mondo femminile e il mondo maschile. E allora sembra che se uno dice una cosa alle donne è perché è maschilista. In realtà è al figlio che la dici, che il figlio sia una donna. E se io lo trovo, io sono l'unico che ha dato ragione a Gianbruno ben prima che fosse interpellata la Meloni, perché mi è sembrato, io ho dei figli, non dico mai niente, non do mai consigli, però che un genitore vuole così bene al figlio che gli dice non ubriacarti, che poi sia un maschio o una femmina, che chiunque di voi sia una femmina e sia libera ad andare, come dice Piantebosi, in minigonna, pensa però che esporsi al fatto per la debolezza di reazione che gli dà la ubriacatura, cioè non sei più in grado di controllarti, sia un fatto negativo. Io l'ho visto solo così, ma non ho visto la differenza in quanto donna porti le minigonne, qui la famosa battuta che dicevano i giudici di un tempo, ha provocato. No, bere non è provocare, bere è perdere la capacità di resistenza rispetto al mondo, tutto qua. Quindi come d'altra parte si dice, quando ti fanno ma è chiaro, no? Sgarbi, quello che dice lei è chiarissimo, solo che in quel caso sarebbe bastato dire a tutti i ragazzi, diciamo, evitate di bere perché evitate guai, se lo diciamo alle femmine rispetto ai lupi stiamo dicendo una robina un po' diversa. Intendeva figli, perché usciamo da qui, ci siamo capiti. Nicola Campagnani è a Parco Verde? C'è mai stato, Sgarbi, a Parco Verde? A Caivano no. Nicola